ultimo giorno di fiera qui a Taipei, siamo all'interno dello stand di Gigabyte che ha portato qui a Computex 2018 due nuovi laptop da gaming della serie Sabre, in particolare parliamo di Sabre 15 e Sabre 17. La differenza fondamentalmente è solo nella dimensione del display, le schede tecniche sono infatti praticamente identiche, ma andiamo prima a vedere un pochino come sono realizzati questi due nuovi laptop gaming di Gigabyte. Struttura interamente in plastica, qui però è una plastica abbastanza rigida, per cui buona la solidità dell'assemblaggio, almeno per quanto riguarda la parte del poggiapolsi, buono anche l'assemblaggio del display, il pannello posteriore anche questo in plastica, design tipico dei prodotti gaming, quindi molto spigoloso, molto aggressivo. Nella parte frontale però qui davanti troviamo una tastiera che al contrario non è, diciamo così, esattamente robusta come il resto della struttura. Abbiamo infatti una tastiera con dei tasti che hanno una corsa di 2 mm, quindi abbastanza profonda, buono il feedback nella digitazione, ma come vediamo se andiamo a schiacciare qui nella parte centrale soprattutto, vediamo che sotto alla tastiera il pannello cede in maniera anche abbastanza evidente. Il pannello, come già detto, è un 15 pollici, in questo caso con finitura antiriflesso, risoluzione Full HD. Vediamo velocemente anche qual è la dotazione di questo laptop da gaming. Troviamo un processore Intel Core di 8ª generazione, in questo particolare è un i7-8750H, quindi un processore che riesce a girare con un TDP più elevato rispetto alle soluzioni U, e in questo caso abbiamo un base clock da 2.2 GHz, un processore 6 core 12 thread. Andiamo a vedere invece quello che è la memoria RAM, invece sono 16 GB, si tratta di memorie DDR4, lo storage in questo caso 256 GB, ma abbiamo visto che ci sia la possibilità di avere una configurazione con due dischi, uno meccanico e un SSD, arrivare fino a 3 terabyte complessivi di storage. Scheda grafica Intel UHD Graphics 630, che è quella integrata nel processore, ma abbiamo anche una grafica dedicata, in questo caso GeForce GTX 1060. Ci saranno anche versioni con 1050 Ti e 1050, che ovviamente costeranno anche un pochino meno. Tastiera, non ve l'ho detto, retroilluminata, RGB, in questo caso mi sembra così ad occhio, a quattro zone, dovrebbe esserci un software anche per la gestione appunto della retroilluminazione. Vediamo velocemente anche le porte, abbiamo una Ethernet, il connettore ovviamente per la ricarica, due DisplayPort HDMI, USB-C con funzione Thunderbolt 3.1 e altre USB in formato standard, in versione anche in questo caso 3.1. Su questo lato abbiamo poi anche il connettore per il jack, per il microfono e per le cuffie. Spostiamoci invece qui sul banco dalla parte del nuovo Sabre 17, come già detto fondamentalmente cambia soltanto la dimensione del display. Come possiamo vedere in questo caso è molto più ampio, anche qui abbiamo una finitura opaca per evitare al massimo i riflessi, anche in questo caso risoluzione Full HD. Gigabyte, che sia in questo Sabre 17 che nel 15, non ha però ottimizzato al massimo le cornici di questi due laptop, come invece hanno fatto alcuni dei principali concorrenti. Andiamo a vedere però anche qui la struttura. Buona, devo dire che anche qui abbiamo un poggiapolsi davvero molto solido, in plastica rigida, un touchpad molto ampio con due tasti di selezione separati e fisici qui nella parte bassa, e ritroviamo anche la tastiera con 2 mm di escursione per quanto riguarda i tasti che si riconoscono in maniera abbastanza efficace, retroilluminata e però flette come nel caso di Sabre 15. Abbiamo anche qui una tastiera che nella parte centrale cede in maniera importante. Le porte di espansione sono le stesse, andiamo a vedere anche il design che è molto simile a quello della versione con diagonale inferiore. Lo giriamo un attimino anche nella parte inferiore per far vedere che qui abbiamo il vano per la batteria, due sfoghi per il calore, probabilmente da qui come dai lati, da questo lato e nella parte posteriore uscirà il calore. Gigabyte, che come sappiamo purtroppo non importa i suoi prodotti in Italia, ed è un peccato non tanto per questi Sabre quanto invece per la serie Aero, che sono laptop da gaming ma con un design davvero molto molto bello. Per il momento è tutto qui dallo stand Gigabyte, continuate a seguirci, trovate ulteriori informazioni nel link in descrizione e altri video qui da Computex in arrivo.